Io non so più cosa fare. Abbiamo dei ragazzi che lavorano per noi, siamo in sette. E quindi io direi al signor De Luca che almeno metta a noi gestori di locali in condizioni di sopravvivere e di pagare i ragazzi, gli stipendi ai ragazzi, oppure metterli in cassa integrazione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Dietro la Notizia, l'approfondimento giornalistico di casertasera.it. Oggi parleremo dei disagi psicologici ed economici di questa nuova ondata di contagi e lo faremo con medici, psicologi, imprenditori, subito dopo la sigla. Ed eccoci a presentarvi gli ospiti di questa prima parte della trasmissione. Con noi la dottoressa Nicole Cusano, psicologa dello studio Lo Psicologo CE. Buonasera. Buonasera. Il dottor Pasquale Simonelli, medico internista, specialista in endocrinologia, che ci aiuterà ad affrontare l'aspetto medico-scientifico di questa serata. Dottore Simonelli, la prima domanda la faccio a lei. Si aspettava questo contagio, certamente, ma non è arrivato troppo presto? Ma non credo, noi ci siamo già sentiti, se tu ti ricordi, proprio all'inizio della pandemia e parlavamo di questa patologia iniziale che era uguale a quella di una normale influenza, cosa confermata anche da scienziati illustri, tant'è vero che in questo momento ci stanno consigliando e stiamo consigliando noi medici di fare la vaccinazione antinfluenzale. Proprio perché i sintomi della maggior parte dei pazienti sono identici a quelli dell'influenza. Quindi mi ha bruciato la domanda che le volevo fare dopo. Bravo. Per quanto riguarda invece la domanda specifica, cioè se ce l'aspettavamo, sì, perché è un po' tipico delle patologie virali, tranne qualche caso particolare come per esempio l'Ebola che è sparita così quasi improvvisamente, qualche altro caso, le altre hanno tutto un andamento stagionale e ondulante, per cui se ne parlava a lungo e se ne è parlato a lungo di questa nuova ondata che ci sarebbe stata in autunno e anche in inverno. Invece è arrivato un poco prima. È Poi arrivata forse un po' prima, ma secondo me per dabbenaggine nostra, ci perché siamo arriviamo. stati. Sì. Vediamo dopo, sentiamo anche un'intervista. Dottoressa Cusano, c'è molta paura, forse anche più di prima, secondo me. Lei che cosa ne pensa? Rispetto alla prima ondata, ovviamente. Sì, c'è sicuramente ancora paura, che è una delle emozioni più fisiologiche e più riscontrate anche in questa seconda ondata della pandemia. Paura che, come dicevo, così come l'ansia, così come la fobia, sono emozioni fisiologiche in un momento in cui è necessario preservarci la vita e salvaguardare la nostra e quella delle persone a noi care. Quindi sicuramente emozioni che riscontriamo frequentemente, l'impatto psicologico della pandemia sugli individui è palese ed è rappresentato anche dalle difficoltà sociali, dalle difficoltà economiche legate al distanziamento, legate alle misure governative della chiusura dei locali notturni in Poi magari di questo ne anticipo. parliamo Sì. dopo. E se lei ha concluso io continuo. Certo, sì. Ecco, adesso allora vediamo se la regia è pronta. C'è un servizio, vediamo un'intervista che abbiamo realizzato con il professor Paolo Ascierto. Lo ricordiamo per i pochi che ancora non lo conoscono, è direttore dell'unità di melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori della Fondazione Pascale di Napoli. E sentite che cosa ci ha detto in questa lunga intervista, relativamente lunga intervista. Prego la regia di mandarla in onda. Si aspettava questo ritorno del Covid, ma sembra che è arrivato un poco troppo presto o no? No, non è che è arrivato troppo presto, purtroppo è arrivato perché abbiamo avuto un mese di agosto scellerato. Eravamo riusciti a portare livelli di infezione prossimi allo zero, questo lo avevamo ottenuto con tanti sacrifici. E questo era un fatto importante, purtroppo poi si è abbassata la guardia, abbiamo preso l'infezione di ritorno, perché noi dobbiamo sempre considerare la nostra situazione come Italia nel contesto di quello che sta avvenendo a livello internazionale. Se voi vedete quello che sta avvenendo a livello di Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, in questo momento c'è un'esplosione della malattia anche perché loro non si sono mai fermati. Quindi ci hanno portato l'infezione
da noi, Sardegna, la Sardegna è stata una bomba biologica, lì dove noi siamo andati invece fuori, in Grecia, Malta, altre isole, e lo abbiamo preso. Purtroppo la situazione poi dopo è andata a degenerare ulteriormente, perché non c'è più quella consapevolezza, si è abbassata la guardia e quindi stiamo vedendo questo importante incremento di contagi. La Campania, diciamo che attualmente è la regione con il più alto tasso di contagi. Siamo stati più bravi prima, oppure che cosa è, un caso? Siamo stati sicuramente molto bravi prima e in questo momento abbiamo allentato la guardia. Tra l'altro, al di là dei numeri di contagi, che sono ovviamente elevati, quello che a me preoccupa sono i pazienti ricoverati nei reparti Covid. In questo momento, come sapete, al Codugno c'è il pieno, iniziano a riempirsi anche tutti gli altri ospedali Covid, iniziano ad esserci pazienti nelle rianimazioni. Ecco, questo è quello che ci preoccupa ancora di più, soprattutto perché in questo momento c'è questo incremento dell'infezione e quindi nelle prossime settimane potrebbe peggiorare. Il virus è più buono rispetto a prima o no? Ma basta fare un giro nei reparti Covid per vedere di come il virus ha la stessa potenza e diciamo dà le stesse complicanze del mese di marzo. Lei è stato il primo ad usare il tocilizumab, lo sta usando ancora dopo l'intervento c'è stata qualche decisione dell'AIFA in particolare? No? Allora, per quanto riguarda il tocilizumab abbiamo visto con l'esperienza sul campo che funziona in un determinato momento. Che significa? Nel momento, ecco, negli intubati funziona di meno. Lì dove invece il paziente non è intubato, inizia in quel momento a deteriorarsi da un punto di vista dei parametri respiratori e aumentano i livelli base proprio dell'interleuchina 6, che è il bersaglio del tocilizumab, ecco, quello è il momento in cui va dato e recupera in 24-48 ore, né prima né dopo, quindi bisogna darlo nel momento giusto. Lei che cosa pensa del cortisone invece, che è un antinfiammatorio così eccellente, così importante? Ma il cortisone, per quello che noi facciamo quotidianamente, è un presidio importante. Che cosa facciamo quotidianamente? Noi trattiamo i tumori con l'immunoterapia. L'immunoterapia dà anche degli effetti collaterali. Questi effetti collaterali vengono risolti con il cortisone, quindi lo utilizziamo. Si è dimostrato utile nel ridurre questa iperinfiammazione, così come con gli effetti collaterali che viene dall'immunoterapia, e quindi è un presidio importante, tant'è che in questo momento viene utilizzato. Sarà difficile fare un'ipotesi, ma secondo lei quando potremmo uscire da questa situazione? Lo ha detto, è difficile fare un'ipotesi perché noi ci troviamo di fronte a un virus di cui non sappiamo praticamente niente. O meglio, oggi sappiamo sicuramente più rispetto a febbraio, ma è un virus che è stato sequenziato a dicembre. Pertanto, quali sono le ipotesi? È chiaro che lì dove ci sarà il vaccino, questo sarà importante e ridurrà, e quindi ci permetterà sicuramente di ritornare in qualche modo la vita precedente. C'è anche la possibilità che accada quello che è accaduto con la SARS, cioè il virus a un certo punto si spegne e scompare. Non lo sappiamo. Il vaccino quando potrà essere pronto secondo lei, e se è possibile farlo a tutti poi? Allora, per un vaccino ci vogliono dei tempi tecnici. I tempi tecnici non sono tempi di domani mattina, quindi ci vuole che cosa? Ci vogliono i primi studi sugli animali, perché devono determinare se dà effettivamente un'immunizzazione, poi si va sull'uomo per verificare se dà degli effetti collaterali, poi si fa un'altra esperienza sull'uomo per vedere se c'è l'efficacia e poi si fa lo studio importante. Fatto questo c'è la produzione, immagini che in genere ci vogliono 18 mesi, poiché alcune aziende hanno già iniziato all'epoca della SARS, in questo momento voglio dire che queste che sono un po' più avvantaggiate, nella migliore delle ipotesi potremmo averlo febbraio-marzo. Io credo che invece in maniera diciamo più realistica potremmo averlo per l'estate dell'anno prossimo. Allora, dottor Simonelli, è d'accordo con il professore Acirto? Sì, in linea di massima sì. Per quanto riguarda le terapie, diciamo che bisogna stare un po' più attenti. Una terapia vera e propria non esiste, e molte terapie, di cui una proprio perorata da Acirto, quella con la tocilizumab, alla fine pare che si sia rivelata non efficiente, o quantomeno, come lo stesso Acirto poi ha chiarito, è buona e attiva solo in una fase dello sviluppo della malattia.
mentre non si può fare a tutti, né si può fare né all'inizio né nelle fasi terminali. Quindi bisogna stare solo attenti quando farla. Però non è uno dei protocolli accettati in campo internazionale. C'era stato anche un intervento dell'AIFA, se non sbaglio. Sì, l'AIFA all'inizio si era entusiasmata e ha finanziato questa ricerca fornendo il farmaco. L'AIFA, diciamo che è l'agenzia del farmaco. L'agenzia del farmaco ha finanziato questa ricerca, come anche tante altre terapie. Per esempio, molte terapie antivirali pare che non siano efficaci come si prospettava finora. Poi se della terapia dobbiamo parlare, magari ne parleremo più avanti. Allora, dottoressa, invece voglio chiedere questo. Da quando emerge dall'intervista del dottor Ascierto, che non va certamente terrorismo, però un po' di paura la mette, insomma. Sì, il professore ha ben sottolineato come in una prima fase della pandemia siamo stati tutti molto attenti nel rispetto delle regole anche in Regione Campania, cosa che invece non sta accadendo in questa seconda fase. Perché è successo questo, Lorenzo? Succede questo perché tendenzialmente siamo portati in qualche modo a dare fiducia alle persone che ci sono vicine, tipo i familiari, tipo gli amici più stretti, e in quel caso abbassiamo le nostre difese, diamo fiducia alle persone che fanno parte del nostro nucleo familiare, ed è lì che avvengono i maggiori contagi. Di contro, invece, siamo portati a pensare che gli sconosciuti siano un veicolo del contagio, gli unici colpevoli di tutto questo. Inoltre, non dimentichiamo che il fatto che ci siano queste continue normative, queste continue ordinanze, questi continui decreti, fa sì che le persone inizino a pensare anche a delle teorie complottiste, delle teorie negazioniste dell'esistenza. Successivamente. Dottor Simonelli, ne parlavamo prima, però voglio farle la domanda più chiara per far capire chi sarà a casa. La normale vaccinazione anti-influenzale che facciamo ogni anno è consigliata anche quest'anno, e poi volevo sapere se ci può dare benefici per quanto riguarda il Covid, che lei in qualche modo aveva accennato. Sì, allora, la vaccinazione anti-influenzale va assolutamente fatta, è consigliabile a tutti, assolutamente a tutti. A maggior ragione va consigliata nei pazienti che rappresentano la fascia più debole della popolazione, cioè gli anziani, i pazienti con altre patologie, perché molti dei sintomi iniziali della malattia sono identici tra la Covid e l'influenza. Allora questo serve ad evitare i ricoveri inutili ed anche la sovrapposizione, perché avendo l'influenza non è detto che non può venire anche il Covid, e quindi ci sarebbe una sovrapposizione non solo di sintomi ma anche di patologia, e con gravi conseguenze sull'individuo. Io le chiederei anche qual è la sintomatologia dell'influenza e soprattutto quella del Covid in particolare. Quale sia? I sintomi. I sintomi sono quelli classici dell'influenza, cioè mal di gola, starnutazione, tosse, dolori, mal di testa, e febbre o febbricola. Può venire anche febbre forte, che però ha una durata di 2-3 giorni. Per cui in questi casi, invece di chiamare subito il medico, tendo a ribadirlo questo, perché purtroppo l'affollamento che si sta verificando nei grandi centri delle città, soprattutto nel napoletano, perché noi siamo campani e quindi ci interessa la nostra regione, ma anche a Caserta o a Benevento, è legato a questa paura di rimanere a casa. Per cui quando compaiono questi sintomi, invece di consigliarsi col medico di medicina generale e di usare quella prudenza giusta di qualche giorno e vedere l'evoluzione della malattia, si corre a intasare i pronti soccorso. Arrivato al pronto soccorso, se c'è posto viene ricoverato, se non c'è posto comincia il giro, fino ad arrivare a quelle gravissime conseguenze di un paziente che è morto in ambulanza addirittura, che non sono riusciti a sistemarlo, o altri che stanno 6-8 ore documentato dentro l'ambulanza in attesa di avere un posto. Non tutti credono a questo Covid. Abbiamo parlato, la dottoressa ci stava accennando prima, che qualcuno nega, addirittura sì. Si parla di negazionismo. Sì, abbiamo assistito anche a manifestazioni in piazza. Lei come spiega questo fenomeno?
Beh, il negazionismo è spiegato da un punto di vista psicologico e credo che sia il vero effetto collaterale psicologico da Covid, ovvero la capacità del cervello umano di rimuovere quei pensieri, quelle situazioni, quegli eventi, quei desideri che riteniamo essere inaccettabili. Questo succede perché tendiamo al benessere psicologico, di conseguenza tutto ciò che diventa complicato, diventa difficile da affrontare, tendiamo a metterlo da parte, a non tenerne conto come dovremmo. Questo non fa altro però che creare un effetto collaterale importante, quindi l'abbassamento delle difese, e di conseguenza siamo più esposti al rischio, con una conseguenza ancora maggiore di diciamo in qualche modo rendere più ancora più dure le da parte dei politici le misure di chiusura di tutte le attività, ed è quello a cui stiamo assistendo. Ma perché neghiamo? Perché secondo questo meccanismo di difesa, in psicanalisi detto rimozione o negazione, tendiamo a mettere in quella parte del cervello tutto ciò che non siamo pronti ad affrontare. L'impotenza che viviamo di fronte al coronavirus ci porta a mettere in qualche modo, non a rimuovere totalmente perché siamo troppo esposti alle informazioni, a quello che si dice per strada, però a tendere a sottovalutarne i rischi, e di conseguenza ci ritroviamo ad abbassare le difese. Questo è quello che abbiamo visto. Ma oltre a ciò, Lorenzo, c'è anche un altro fenomeno, quello della reattanza psicologica, che abbiamo potuto notare anche ieri sera negli scontri che ci sono stati a Napoli. Perché la popolazione sta reagendo in questo modo, andando contro quelle che sono le nuove introduzioni delle misure dettate dal governo? Perché le misure, i decreti stanno avvenendo in maniera troppo rapida e non abbiamo il tempo di elaborare e di adattarci e di accettare in maniera fisiologica quelle che sono l'alterazione delle nostre abitudini di vita. Di conseguenza abbiamo la tendenza a reagire, ed ecco qui la reattanza psicologica, a queste alle nuove misure, e con la conseguenza poi di avere degli scontri o comunque di ricadere all'interno di un circolo vizioso che non fa bene a nessuno e soprattutto alla collettività. Ecco, in caso di questo nuovo lockdown molto più lungo, perché non si sa che cosa succede, quale strategia sotto l'aspetto psicologico dobbiamo adottare? Bene, io direi che è necessario lavorare sulla sensibilizzazione dell'individuo e della collettività all'aderire alle misure di prevenzione, e soprattutto di supportare anche psicologicamente le persone. L'aspetto secondo me che vorrei sottolineare è che di fronte all'impotenza nell'agire che possiamo provare ognuno di noi, è fondamentale che ogni individuo sperimenti il suo ruolo attivo nel poter difendere se stesso, i propri cari e l'intera collettività. Quindi se io mi sento parte attiva nel poter far qualcosa, ecco che riprendo in mano la mia vita e posso agire in maniera più adeguata e sviluppare maggiore resilienza, così come le strategie di coping. Ricordiamo che di fronte a un trauma come quello che abbiamo vissuto, perché di trauma stiamo parlando, possiamo sviluppare anche dei comportamenti positivi, come ad esempio delle strategie di coping, ovvero strategie che servono per far fronte agli eventi avversi, che possano in qualche modo modificare il nostro modo di agire nel mondo. Lì dove non possiamo controllare all'esterno, cominciamo a controllare all'interno, quindi regoliamo maggiormente le nostre emozioni. È una sorta di autodifesa protettiva in cui cresciamo però dal punto di vista emotivo, perché possiamo più orientati a gestire le nostre emozioni, ritroviamo il valore della famiglia, ritroviamo la possibilità di riconoscerci vulnerabili, cosa che nessuno vuole sentire, no? Il pregiudizio di dover essere forti. In questo momento siamo tutti esposti indistintamente al virus, e quindi tutti siamo potenzialmente vulnerabili. Il ritrovare tutte questi valori e ci porterà alla fine di questa pandemia a scoprirci diversi, e non è detto che ci ritroveremo in maniera negativa. Quindi ecco, io voglio lasciare un messaggio positivo, che se noi siamo sempre costantemente in allerta, costantemente in ansia, non facciamo altro che abbassare le nostre difese immunitarie. È importante conservare un pensiero positivo, ottimistico, e pensare che ogni trauma fondamentalmente ci porterà, sarà un'opportunità per noi per riscoprirci più forti, e lo sapremo quando sarà tutto questo terminato. Dottor Simonelli, siamo verso la fine. Ovviamente tra le tante cose che ci dicono di fare tutti i giorni parliamo del lavaggio delle mani, poi magari le vedremo a parte, e vorrei che lei lanciasse questo messaggio come medico, meglio detto da lei che da me. Si dice che lavando spesso le mani durante la giornata potrebbe avere un effetto contrario, perché si andrebbero a formare delle microlesioni. Lei che ne pensa? No, assolutamente non è vero, non è riportato da nessuna ricerca scientifica. Bisogna lavarsi le mani a lungo, anche con acqua e sapone, tenerle molto tempo sotto al rubinetto, almeno per 3 minuti,
lavandosi bene anche all'interno delle dita, le unghie corte e pulite, e assolutamente no. Quello che si riferisce forse questa notizia è che alle volte alcuni detersivi possono causare delle microlesioni della cute, ma lì non è che attecchisce il virus più di un altro, basta lavarsi, insomma, non è assolutamente quello. È una sciocchezza. Insomma. Ecco, siamo proprio alla fine, volevo che lei ci rivedesse un po' quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo evitare. Allora, quello che dobbiamo fare innanzitutto rimanere calmi, come diceva la bravissima nostra psicologa, perché la paura, l'angoscia crea una minore difesa della nostra produzione di ormoni che servono ad aiutarci a superare anche le malattie organiche. Quindi è importantissimo rimanere calmi e affrontare la situazione come si affrontano le situazioni di emergenza. Purtroppo la società di oggi, che è vissuta in un benessere dal dopoguerra in poi sempre crescente, non sa più che cos'è il sacrificio, non ha più la cognizione di che cos'è rimanere in uno stato di indigenza. Tutti si vogliono divertire, tutti vogliono avere tutto di tutto. Purtroppo il benessere ha creato una società diversa da quella che era la società prima della guerra, la seconda guerra mondiale, il benessere degli anni 60, ma in tutto il mondo, ha creato anche una struttura psicologica, e lei me ne può dare conferma, che non è altro una fragilità dell'individuo, che non sa più affrontare le situazioni di emergenza, di qualunque tipo, né quelle personali della famiglia, a casa o dei problemi che possono investirlo nella vita che quotidianamente noi combattiamo, dal lavoro allo studio, ai problemi di contatto con gli altri, né quando poi c'è un'emergenza più importante come questa. Questo è il primo problema. Secondo problema invece è quello di osservare delle semplicissime regole che vanno ripetute e vengono dette ogni giorno. Il distanziamento. Oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiarito che bisognerebbe stare almeno a 1,80 m di distanza, perché quella è la distanza che è stata calcolata dove le goccioline di fiume nel parlare arrivano. Secondo, lavarsi le mani, come abbiamo detto, e usare dei disinfettanti semplicissimi. Non aggressivi, diciamo. Esattamente, e portare la mascherina. Ed evitare gli affollamenti, perché l'affollamento, anche se porti la mascherina, però inevitabilmente sarà a contatto ravvicinato, o la sposti, o addirittura si può avere un'infezione tramite gli occhi, perché uno dei sintomi della malattia è anche la congiuntivite. E quindi si può avere tranquillamente una infezione attraverso le congiuntive o le mucose nasali se non sono ben protette. Sono le più sensibili. Queste sono le raccomandazioni vere e proprie. Dottoressa, se ha qualcosa da aggiungere, altrimenti chiudiamo qui. Mi associo a quello che diceva il dottore poc'anzi, che dobbiamo mantenere le distanze, il distanziamento sociale, perché a breve potremo sicuramente riabbracciarci se oggi riusciamo a mantenere quelle che sono le misure cautelative. Bene, la nostra trasmissione, la prima parte della nostra trasmissione termina qui. Grazie al dottore Simonelli che ci ha guidati sotto l'aspetto medico-scientifico, grazie, e la dottoressa Cusano, psicologa, che ci ha consigliato su come vincere la paura. A fra poco. Grazie. Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla. E utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri. Per tornare tutti insieme a sorridere. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro e cura l'igiene delle mani. Riprendiamo la seconda parte della trasmissione con nuovi ospiti. Con noi la dottoressa Chiara Caprarelli, psicologa, benvenuta. Buonasera. E Carmine Matera, imprenditore e componente dell'associazione Ristoratori Sannio Alto Casertano Beneventano. Buonasera. O è superfluo dire che Sannio è già Beneventano. Benvenuto anche a lei.
Allora, la prima domanda la farei alla dottoressa, la psicologa, la nostra psicologa, visto questo clima di paure che c'è in giro, abbiamo parlato anche nella prima parte. Ecco, dicevo, di fronte alla chiusura anticipata dei locali notturni, il divieto di alcune attività sportive, il coprifuoco delle 23, il contrasto alla movida, eccetera, tutte queste attività che spesso vengono definite superflue, lei come si pone davanti a questo punto di vista? Diciamo che sta passando un po' l'immagine che bisogna, per garantire la salute nostra e quella degli altri, rinunciare a delle quote di libertà, rinunciando così anche a delle attività definite un po' superflue, proprio come dicevi tu. Ci sono delle nuove restrizioni, la chiusura dei locali alle 23, il divieto della mobilità, e quindi ci troviamo proprio a dover rinunciare a delle attività che riguardano principalmente sia gli imprenditori, i ristoratori, i loro dipendenti, con delle ripercussioni comunque economiche e anche una riduzione dell'orario lavorativo. Ma sembra che queste restrizioni riguardano principalmente i giovani e la movida, che sono spesso associati comunque a dei fenomeni di assembramento e di indisciplina. Ma comunque queste attività notturne non sono tanto diverse da quelle diurne, in quanto assistiamo spesso a delle calche, insomma, di gente sui mezzi di trasporto, le file fuori gli uffici pubblici. Quindi comunque sembra che non ci sia poi così tanta differenza. E poi non dimentichiamo che comunque quella notturna è un'industria che dà lavoro e che è anche fonte di reddito. Proprio per questo volevo citare uno studio che è stato fatto dall'Eurofound che ad aprile proprio ha voluto evidenziare quali sono stati gli effetti dell'epidemia, gli effetti psicologici soprattutto sui giovani, perché è stato evidenziato che i giovani hanno sofferto maggiormente le restrizioni e il lockdown. Infatti, a differenza degli anziani, i risultati hanno evidenziato che loro hanno sofferto maggiormente, hanno avuto maggiormente, hanno provato solitudine, pessimismo verso il futuro, difficoltà ad affrontare i problemi della vita e sentimenti di tensione e depressione. Questo perché mi ha fatto riflettere proprio sul fatto che nel momento in cui sono state tolte quelle attività che quotidianamente riempivano le nostre giornate, ci sono stati proprio degli effetti psicologici sui giovani. E infatti quel piacere, il momento di piacere, di felicità, di fronte a attività semplici come possono essere l'aperitivo, il caffè, la pizza con gli amici, il cocktail in seconda serata, questo fenomeno è stato studiato in psicologia e si chiama stato edonico. Daidone, dal greco, che significa piacere, per cui ognuno di noi vorrebbe vivere spesso, il più possibile, questi momenti di piacere, ma non è stato sempre così. Questo proprio a testimoniare il fatto che anche queste attività fanno parte del benessere umano, e il benessere umano è sinonimo proprio di un atteggiamento nei confronti della vita di consapevolezza. E proprio per questo voglio dare un consiglio, come faccio spesso attraverso i video che propongo, attraverso nelle sedute di terapia con i miei pazienti. Il consiglio che voglio dare è proprio questo, che nella vita frenetica tutti i giorni, presi tra lavoro, tra studio, famiglia, ci dimentichiamo proprio di prenderci cura di noi stessi. Ricordatevi che noi siamo le persone che ci accompagneranno per tutta la vita, cioè noi saremo insieme a noi stessi per tutta la vita, per cui è importante dedicare uno spazio durante la giornata a prenderci cura di noi, e questo non significa essere egoisti, anzi significa prenderci cura di noi stessi. Come farlo? Prendendoci una pausa. La pausa perché? Perché noi durante la giornata consumiamo energie, quindi abbiamo bisogno di caricare le nostre batterie, e basta una semplice pausa, come può essere un caffè, prenderci un caffè al bar,
Oppure praticare sport. Ricordatevi che lo sport è molto importante, perché oltre a stare bene fisicamente, aumenta l'autostima e poi aiuta a scaricare lo stress e quindi a ricaricarci. Quindi uscire con gli amici, andare a cena fuori, oppure semplicemente fare un brindisi dopo una giornata di lavoro. Ed ecco che queste attività, definite spesso superflue, diventano parte essenziale del benessere umano. Se ci fanno uscire. Se ci fanno uscire, esattamente, esattamente. Intanto noi dovremmo avere un servizio che abbiamo realizzato poche ore fa con degli imprenditori, dei ristoratori. Se la regia li manda in onda. Come state vivendo al momento questa nuova ondata di contagi e soprattutto quali sono i problemi economici che state subendo? Allora, la situazione è un po', diciamo, drammatica, perché le persone hanno paura di iscriversi in palestra. Addirittura, specialmente l'ultima settimana, molte persone hanno bloccato l'abbonamento proprio per la paura di iscriversi in palestra, di stare a contatto con le persone. Però in realtà noi abbiamo tutto quanto distanziato, quindi non abbiate paura di iscrivervi in palestra, perché è tutto sanificato. In pratica c'è più paura in questa fase 2, perché c'è la consapevolezza di quello che abbiamo già trascorso nella prima fase. Le persone hanno maggiore paura perché, ahimè, c'è troppo, secondo me, terrorismo psicologico. E noi, nonostante abbiamo seguito sempre alla lettera tutti i protocolli, ma nonostante ciò le persone hanno tanta paura, a differenza della prima fase. Io credo che noi, settore ristorazione, ma come anche i bar, siano stati presi un pochino di mira, secondo me. Però ovviamente le difficoltà ci sono, economiche soprattutto, perché si lavora di meno, proprio perché la gente ha paura, ma anche per noi, noi abbiamo tanta paura, si scende al lavoro giorno per giorno non sapendo, ecco, come sarà la giornata lavorativa, ma è una situazione davvero difficile. Quello che chiedo, ma che chiediamo un po' tutti, è un aiuto vero e concreto, perché le difficoltà ci sono e purtroppo qualcosa di concreto finora non è arrivato. Il nostro disagio più grande, quello psicologico, in pratica è dopo il ritorno di contagi. Noi scendiamo al lavoro con l'ansia, abbiamo la paura di scendere al lavoro perché non sappiamo cosa può succedere. Ogni giorno esce un decreto nuovo, ogni ora anzi direi, e quindi lavoriamo quasi con la paura addosso, e anche i nostri clienti stanno accusando tantissimo questa cosa, perché il locale è un luogo dove uno perde 10 minuti per stare in tranquillità con un amico, per farsi una bevuta, una chiacchierata, e quando tutto questo non c'è, non si può fare. Il bar non ha senso, il bar non ha più senso, quindi i nostri clienti non stanno più frequentando il locale, abbiamo avuto una perdita enorme a livello economico. E poi ecco il fatto delle chiusure alle 22, noi la maggior parte del fatturato lo facciamo dopo le 11 di sera, dopo le 23, quindi è proprio una cosa, un controsenso. E sinceramente io non so più cosa fare. Abbiamo dei ragazzi che lavorano per noi, siamo in 7, e quindi io direi al signor De Luca che almeno metta a noi gestori di locali in condizioni di sopravvivere e di pagare i ragazzi, gli stipendi ai ragazzi, oppure metterli in cassa integrazione. Ecco, Carmine, ci diamo del tu, dai, super fratacci del lei, che te ci conosciamo da tanti anni. Vorrei sapere come stanno le cose. So che c'è stato un incontro recentemente di giugno, se in delle condizioni di dirci qualcosa tra l'associazione e i vertici regionali. Per quanto riguarda la situazione vostra, che sappiamo tutti, insomma, è abbastanza difficile. Certo, io stasera sono qui in nome e per conto per l'associazione SAC, è un'associazione di tutti i ristoratori del San e Alto Casertano, e diciamo che all'interno ci sono tutte le maggiori aziende del territorio. Siete diversi comuni? Sì, molti comuni, e in più ci sono circa 500 associati,
e all'interno, oltre a ristoratori, ci sono anche produttori di servizi e produttori proprio di materie prime. Quindi la situazione sta cercando di aiutarci in tutti i modi a risolvere questi problemi, hanno i ristoratori, e l'incontro in regione, per quello che io so, è previsto martedì prossimo, che verremo. Quindi c'era presente Rete, forse è stato rinviato. Sì, abbiamo fatto tante pressioni, l'associazione sta cercando in tutti i modi di fare pressione, cercare di tutelarci, e siamo riusciti ad ottenere questo incontro martedì prossimo. Ecco, quali sono i danni economici, o meglio, questi quali cade alla misura municipale, alla sera? Voi allora, vedete questi locali particolarmente che agiscono di notte? Certo, innanzitutto ci scontriamo con ordinanze che cambiano di giorno in giorno, quindi non facciamo in tempo ad adeguare i locali alle normative vigenti, che viene fuori un'altra ordinanza. Tutto questo ci porta, oltre a sconvolgimenti organizzativi, anche degli spendi economici che comunque non ci portano i frutti di farci lavorare comunque. E a livello ovviamente economico, per noi chiudere in modo anticipato vuol dire non lavorare, perché per chi fa il serale la chiusura attuale del 23 vuol dire che non ti consente di lavorare per niente, cioè alla fine del 23 il serale salta, quindi questa è la prima cosa. Poi per quanto riguarda i ristoranti, pizzerie, comunque la chiusura del 23 è una cosa che danneggia tanto, perché molti ristoranti, molte pizzerie lavorano fino a mezzanotte e mezza, anche fino a luna, quindi si lavora male, onestamente si lavora male. Noi apprendiamo spesso, come quello che è successo ieri da parte del di De Luca. Sì, vabbè, il Cinese di Napoli, ovviamente De Luca, quando fa dei comunicati, a volte è molto crudo. E quello che ha fatto l'altro giorno, secondo me, è stato un pochettino troppo diretto, e si poteva aspettare una protesta. Ovviamente non doveva sfociare nella violenza, questo viene sempre condannato, però una protesta ovviamente ci stava, perché comunque pacifica, ovviamente, però ci stava, perché comunque siamo all'esasperazione dopo che siamo stati chiusi per mesi nel lockdown precedente senza ricevere aiuti. Questo voi non avete avuto nulla. Ma abbiamo avuto aiuti che ci sono serviti a poco e niente. Ovvio, noi chiediamo di lavorare, noi ci serve soprattutto che noi dobbiamo lavorare, perché gli aiuti che ci danno sono veramente niente. Ma voi in definitiva cosa chiedete in particolare? Cioè di allungare comunque l'orario, oppure chiedete dei finanziamenti? Dice, noi stiamo comunque rispettiamo le ordinanze, però. Per esempio, se non sbaglio, Commerci aveva detto proprio questo. Certo. Noi non diciamo nulla, quando voi decidete di fare un nuovo lockdown lo facciamo, certo. Però chiaramente ci dovete dare dei soldi. Innanzitutto mettiamo sul tavolo, prima di annunciare un lockdown, mettiamo sul tavolo quali sono gli aiuti, gli eventuali aiuti che ci può dare il governo e eventualmente la regione. Poi parliamo di lockdown, non in modo diretto come ha fatto il nostro governatore De Luca, si chiude e basta. Cavolo, ma noi siamo veramente in una situazione abbastanza drammatica, perché ci stavamo riprendendo in questo momento proprio dal precedente lockdown, e sinceramente anche mentalmente, psicologicamente, resistere un'altra chiusura di mesi, perché ovviamente non c'è una riapertura breve prevista, perché ovviamente non si può prevedere niente. In tutti questi mesi che siamo stati chiusi non è stato fatto niente per prepararci a questo, e quindi noi effettivamente siamo abbastanza in difficoltà nell'accettare un nuovo lockdown. Sicuramente, ecco, tu dicevi che non è stato fatto niente, anche a livello di sanità, insomma, certo. Ci aspettava in questi 3 mesi. Dopo la lezione che abbiamo avuto 3 mesi fa, si aspettava qualcosa di più, una migliore organizzazione territoriale, che era fondamentale. Oggi ci troviamo ancora a discutere con tamponi che qui all'ospedale di Piedimonte ci vogliono 3 giorni. Certo. E non si può tenere un paziente per 3 giorni su una barella, perché poi arrivano continuamente spesso dei pazienti sospetti, e naturalmente il medico è costretto a fare i tamponi. Quindi la cosa, io anzi approfitterei
in questo momento per lanciare proprio un messaggio a dire: è mai possibile che bisogna andare a Marcianise a fare i tamponi? L'ospedale di Piedimonte è dotato di un laboratorio con delle risorse umane qualificate, basterebbe no, non molto per fare i tamponi direttamente nel nostro laboratorio. Invece la dottoressa, sempre sull'aspetto psicologico, chiederei questo. Il Covid naturalmente ha messo a nudo le nostre fragilità, ha portato a vivere nuove e vecchie paure, no? Ne abbiamo già parlato. Ecco, quanto è importante, secondo lei, rivolgersi oppure avere contatto con gli psicologi attraverso online, diciamo? È senza le carceri sul posto, evitare contatti, eccetera. So che voi state facendo, avete fatto un bellissimo progetto, ha avuto anche un riscontro abbastanza importante, quindi qual è l'importanza di questo? È molto 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 importante, proprio perché, come dicevi tu, no? Durante il lockdown ci siamo trovati ad affrontare nuove vecchie paure di fronte a una situazione ignota. E quindi io e la mia collega Nicole, che ha parlato prima, era ospite prima, ci siamo poste un interrogativo. Prima abbiamo contattato i nostri pazienti, li abbiamo supportati in questo momento a distanza. Poi ci siamo chieste: ma come possiamo essere vicine a tutte quelle persone che non hanno un punto di riferimento, ma che hanno tanto bisogno di comunicare come stanno e di condividere le loro emozioni in questo momento? Quindi, e poi anche perché? Perché comunque sia la psicologia è, non si occupa soltanto di patologia, ma anche di prevenzione del disagio, e proprio per questo è nato lo psicologo CE. Lo psicologo CE nasce nei primi giorni del lockdown attraverso i social, Facebook e Instagram inizialmente. Nel primo lockdown. Esatto, sì, nel primo lockdown, nel mese di marzo, e, proprio per abbattere quelle distanze che troppo spesso ci sono e che non rendono accessibile l'intervento psicologico, proprio perché c'è una carenza di interventi pubblici. E quindi abbiamo iniziato questo percorso, quotidianamente abbiamo pubblicato, e ancora tutt'oggi lo facciamo, post, video, interviste, abbiamo fatto dirette su svariate tematiche psicologiche, proprio per stimolare i nostri followers ad aprirsi, a contattarci, a stimolarli proprio ad un confronto e a chiederci un aiuto. Diciamo che le problematiche, ci hanno scritto in tantissimi per svariate problematiche psicologiche, parliamo di ansia, di stress, paura da contagio, ma anche problematiche legate al lavoro, problematiche relazionali, familiari, e abbiamo interagito con loro attraverso la messaggistica nelle chat, attraverso telefonate, proprio per essere quanto più possibile vicino a loro, ascoltarli, dargli un consiglio, e in alcune circostanze è stato anche utile il confronto in quanto si è arrivati a una risoluzione del problema. Poi per chi ha voluto andare oltre e quindi affrontare una propria problematica nello specifico, abbiamo proposto loro la psicoterapia online, che è risultata molto utile, già lo era utile, cioè scientificamente provato che è utile e funzionale, però quello che noi abbiamo proprio valutato è che ci sono stati tanti benefici. Il primo è che per prima cosa è stato utile per continuare quelle terapie con i pazienti iniziati prima del lockdown e che ovviamente non si sono più potute spostare, ma poi è stato utile anche per iniziare nuove terapie con nuovi pazienti e quindi affrontare la paura da contagio, tipo i pazienti che non si potevano spostare sia per il lockdown, ma sia perché erano di altri, abitavano lontano, erano di altri paesi, e quindi diciamo che è stata molto funzionale. Dottoressa, dopo volevo chiedere, se interrompo, scusa, sì.
C'è stata una fascia di età particolare negli interventi online che avete avuto? Sì, allora diciamo che principalmente sono stati giovani, in quanto ovviamente i social sono più utilizzati dai giovani, ma ci sono state anche persone adulte che ci hanno contattato assolutamente, non c'è stata una netta insomma predominanza. Esatto, esatto. E ti dicevo proprio le problematiche sono state svariate. E poi volevo dire che proprio per accorciare questa distanza, la funzionalità proprio della psicoterapia online è che utilizziamo la videoterapia, per cui vedere il paziente, seppur limitatamente, ci dà il permesso comunque di cogliere la comunicazione non verbale, quindi i gesti e l'espressione facciale, che è molto importante per monitorare la comunicazione nella relazione terapeutica. E poi voglio dire questo, che comunque lo psicologo c'è, è una realtà che esiste virtualmente da marzo, ma anche fisicamente dal mese di luglio. Ecco qua. E tu eri presente con noi all'inaugurazione. Sì. Ma nonostante ciò, nonostante noi abbiamo la possibilità di ricevere i nostri pazienti in studio, in un ambiente comunque caloroso e accogliente, nonostante ciò noi non ci siamo fermate con la psicoterapia online e con i social, perché riteniamo proprio che è importante, ed è importantissimo anzi, la richiesta di aiuto e abbattere queste distanze oggi più che mai, ritengo proprio che sia così. Bene, siamo alla fine, se vuoi aggiungere qualcosa Davide? Niente, io volevo aggiungere innanzitutto che almeno nelle nostre zone, ne parlo ovviamente del San e dell'Alto Casertano, abbiamo rispettato le regole, rispettiamo le regole in pieno, e voglio spezzare anche una lancia in favore delle forze dell'ordine, perché stanno eseguendo dei controlli quotidiani e mirati, e quindi nonostante molti sono sotto organico, certo, questo lo sappiamo, certo, però meglio ci sta. Certo, però non mi piace ascoltare e sentire che noi che facciamo questo tipo di lavoro a volte perdiamo le regole, quando altri dice questo non è affatto vero. E in più niente. Che poi se ti vieni a pagare eventualmente. Certo, perché comunque le multe sono salate, c'è anche la chiusura delle attività, quindi poi non so, ovviamente nella parte di Napoli centro, ovviamente non so. Qualcosa si vede in giro. Bene, la nostra trasmissione termina qui, grazie ai nostri ospiti, al dottor Paolo Acerto in particolare per la sua disponibilità, alla regia, e a voi che ci avete seguiti da casa. Alla prossima, sigla. We'll be right back.